Gianni Colacione, 13° congresso di Radicali Italiani, qui a Chianciano. Siamo in compagnia di Vincenzo Rita, è il secondo giorno questo. Vincenzo Rita ha fatto un intervento. Vincenzo Rita è direttore di Società Libera, che seguiamo su Libri TV da tempo ormai, nei vari convegni che organizza, la marcia per la libertà dei popoli, delle minoranze oppresse, che quest'anno si è svolta a Parigi, e Libri TV ha seguito con i nostri inviati Marco Marchese e Riccardo Cristiano. Vincenzo, sei intervenuto con questo congresso di Radicali Italiani, su quale argomento? Beh, intanto per una sorta di ringraziamento nei confronti del partito ed in particolare di Marco Pannella, che non ha voluto far mancare la sua presenza alla 7ª marcia per la libertà a Parigi. Non ce l'aspettavamo, è stato una sorpresa ed un regalo, e quindi sono voluto venire a ringraziare Marco, così come Valerio Federico, per essere stati presenti a Parigi. Ma al di là di questo, per come dire, non buttare lì una provocazione, ma dire delle cose un po' spiacevoli. La principale delle cose spiacevoli che ho detto dal palco è stata che il mondo liberale in questo paese è a pezzi, e a pezzi per tutta una serie di ragioni: perché non ci siamo saputi difendere sul discorso della crisi economica internazionale in questi ultimi anni, non ci siamo saputi difendere sulle cose che noi molto prima degli altri abbiamo, noi come mondo liberale radicale, abbiamo voluto portare avanti in questi anni. Ho fatto l'esempio che nelle scorse sere ho assistito ad una deputata europea del Partito Democratico che ha avuto il coraggio di dire che l'idea dell'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti è nata nell'incubatoio delle idee della Leopolda. E l'ho voluto dire qui in casa dei radicali, dimenticando, non tanto rivolgendomi alla deputata, che ha tutto il diritto di dimenticare quello che vuole, visto poi lo spessore di questa classe dirigente, ma nel giornalista che gli stava di fronte, che non gli ha ricordato evidentemente che già i radicali nel 93 fecero un referendum per l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e lo vinsero pure. E quindi tutte queste cose messe insieme mi hanno fatto dire che il mondo liberale o cambia strada, esce da argomenti monotematici che ognuno di noi con i rispettivi partiti o organizzazione culturale, come può essere quella di Società Libera, ha a cuore e quindi porta avanti in maniera, come dire, in regime di monopolio, oserei dire, ma ci mettiamo insieme su una serie di temi, 6-7 temi che vanno appunto da quello dei diritti umani alla difesa della democrazia sostanziale, non reale, come giustamente i radicali la chiamano, al problema della scuola, al problema della criminalità organizzata, o diventa sempre più difficile far conoscere il pensiero liberale nel paese. Sì, effettivamente il mondo liberale è diviso in tante forme, formazioni, partiti, post partiti, in qualche modo si sono visti anche delle rappresentative molto frammentate nell'iniziativa contro il canone RAI, per la privatizzazione della RAI, un'altra cosa che Società Libera ha organizzato e che abbiamo seguito con parecchie interviste, e ha visto effettivamente un mondo liberale un po' in frantumi. Sì, infatti, proprio partendo da quella cosa che abbiamo visto tutti lo scorso mese nei due presidi che abbiamo organizzato sotto le sedi RAI di Milano e di Roma, ci siamo detti, e faremo una riunione operativa nei prossimi giorni a Roma, di riprendere quell'iniziativa a partire sin dalla fine di novembre per portarla avanti per qualche mese, ma con uno spirito un po' più aggressivo, con uno spirito un po' più battagliero, coinvolgendo possibilmente, perché poi qui è lì che manca nel mondo liberale, come dire, il risultato un po' finale, cioè non basta portare gli addetti ai lavori delle varie organizzazioni o dei vari partiti, che dir si voglia, bisogna che la gente comune si renda conto che bisogna partecipi a queste iniziative, che possono essere la battaglia per la privatizzazione della RAI, così come quella per i diritti umani che da 7 anni portiamo in giro per l'Europa.
Grazie a Vincenzo Lita, direttore di Società Libera, e arrivederci su Liberi TV. Grazie a voi.